Io ho avuto tre reparti. La decima Vast, che mi ha portato nella San Marco. Dalla San Marco sono andato via, sono andato nel battaglione Arditi di Forlì. Sempre con quella cosa di poter andare a combattere la fronte, tutto lì. L'8 settembre praticamente lo passai tutta la notte a telefonare nei vari ministeri per sentire se avevamo ordine, niente, non ci arrivava nessun ordine. Ma io dissi lì col tenente, dico, ma qui sono andati via tutti, cosa ci stiamo a fare noi qui? Erano partiti tutti, non avevamo più ordine. Dico, ci siamo arruolati volontari alla Spezia, dico, volevamo il fronte, andiamo al fronte. Allora scrivemmo una lettera al comandante dicendo che noi eravamo dei romagnoli, che la Romagna era difesa ancora da gente italiana, che noi ci eravamo arrivati volontari. Se ci volete trovare, dicemmo, cercateci al fronte del segno. Dopo due giorni eravamo già nella buca. Presi volentieri, perché il reparto era armato tedesco, con armi tedesche. Noi praticamente avevamo fatto in Germania tutto l'addestramento, conoscevamo alla perfezione tutte le armi tedesche, e ci inserirono con questi ragazzini che non le conoscevano, e si è stati di utilità enorme anche per questi ragazzi giovani, 15, 16, 17 anni avevano. Alla sera litigavano per andare a fare la pattuglia, per andare nelle linee di là, ma aspetta, là c'è, dicevamo, là c'è che ti comandi, che arrivi a darci. E poi c'erano i veterani come noi, che avevamo già fatto di militare praticamente con re. Questi giovani qui volevano combattere, ma erano dei matti. Qui è gente che vuole andare a morire per forza, ed era gente così. Ma eravamo portati così dai tedeschi, eh? Ci volevano bene, il generale ci voleva un gran bene, eh? Perché nella difesa a Ronco, a Forlì, avevano realmente combattuto come si deve. Ma guardi che il battaglione Forlì ha fatto 6 mesi di linea consecutivi, eh? Ritirandosi da Forlì ha fatto il Lamone, è venuto su tutto l'Alto Segno. Ti capitava che c'erano dei litigi con i tedeschi, eh? Ma noi avevamo quel pugnale che le ho fatto vedere, dell'arma bianca avevano paura. Insomma, li difendevamo sempre, perché praticamente quando ci ritiravano gli ultimi eravamo noi. E poi avevano difeso Forlì, ma con una certa consistenza. L'ultimo reparto che si è ritirato da Forlì è stato il battaglione Forlì, col tenente Perondi. Avevamo, praticamente noi eravamo in un'altura, li avevamo davanti, c'era il segno. Quella è la tua buca, mi ha detto. Là c'è il debico, mi ha detto. Qua c'è questo, qua c'è quell'altro, loro vengono su di lì. E quando vedevo gli elmetti spuntare, sparavo. Avevamo gli apparecchi e continuamente la cicogna sopra. Avevamo i mortai, i scemoventi americani erano in una posizione che era un tantino più alta di noi. Ci trovavamo di fronte, erano canadesi, neozelandesi, marocchini, ce n'erano un po' di tutte le qualità. Ma gli americani e gli inglesi venivano avanti quando la terra c'era piazza pulita, quando non c'era più nessuno. Erano gli altri che facevano la guerra. Tant'è vero che io sono rimasto 2 giorni al fronte, in 3 eravamo, con un mortaio e 2 mitragliatrici. Abbiamo tenuto 3 chilometri di fronte per 2 giorni e 2 notti, senza che gli americani venissero avanti. Le immagini, eravamo in 3. Abbiamo fatto molta confusione con le armi. E poi non abbiamo visto i segnali di ritirata, praticamente si è arrivati lì, ma loro non si sono fatti vedere, sono venuti quando non c'era più nessuno. Allora la guerra facevano in quel sistema, venivano al fronte, stavano un giorno o due al fronte e poi andavano nelle retrovie. Non è stato come noi che abbiamo fatto dei mesi in una buca. La nostra era stata una guerra terribile, una guerra di sacrificio. Tant'è vero che quando sono venuto a casa, che ho visto sfilare tutti quei mezzi e quella roba lì, mi sono chiesto, cosa siamo stati a fare noi là? Abbiamo combattuto per loro, per l'Italia. E una sera mi capitò che dovete andare su un line, perché noi stavamo un po' dietro le linee, e dovete lanciare dei razzi perché doveva rientrare una pattuglia. Ero solo io sveglio e mi disse il tenente Sforza, devi andare in linea e lanciare dei razzi di notte perché la pattuglia si è persa. Devo andare su, mi fece vedere nella cartina. Questo è il punto dove eravamo. Tosiliano. Dovevo andare nella terra di nessuno, dovevo passare le nostre linee. Sapevo che quando lei lanciava un raggio in piena notte,
quelli là dopo 5 minuti, tom, avevano 10 momenti che ci trattavano gli uomini. Dico, che dico, ci lascio la pelle. Il tenente mi dice, non vieni, bisogna andare su. Ah, dico, guarda, sparano che vengono giù, adesso quando tornano indietro, dico, vado su, era un sentiero che mi portava in linea. Quando i colpi tornarono indietro, io mi ci portavo sotto dove ero scoppiato, aspettavo, se tutto andava bene, arrivai in linea. Poi andai giù verso, nella terra di nessuno. Nella terra di nessuno, dovevo andare un po' più avanti, però già dico, è meglio che mi fermi qui, perché ero vicino a un campo minato. Allora sa cosa feci? Cercai una buca, avevo una canna, filai la bella canna così perché era di notte, e poi mi spostai 60-70 metri sulla destra contro un rialzo e sparai il razzo. E poi di corsa dentro la buca. Dopo 5 minuti là dove avevo parato in alto, tom, e io tom. Lo feci per 3 o 4 volte, perché se no ci lascia la pelle. Non li ho visti i partigiani, io glielo dico francamente. Il 18 di aprile siamo ripartiti dal Segno a piedi, armati, siamo arrivati fino a Thiene e io non ho visto un partigiano. Eravamo soli in 3, perché gli altri erano già avanti, tant'è vero che a Budi li ho trovati i carri armati inglesi, i partigiani li ho trovati dopo, quando sono tornati indietro. Gli ultimi giorni di guerra è stata una ritirata disastrosa. Il passaggio del Po, quando lei passava di là col traghetto, aveva sempre gli apparecchi sopra. Noi l'abbiamo passata attaccata al traghetto di dietro. Traghetto vuoto e attaccati dietro. Ho avuto delle schegge sì, in una cosa, in una gamba, ma roba da schegge di bombe a mano volanti che non hanno avuto. No, sono stato fortunato. Però mi hanno sfilato l'elmetto con una raffica di mitra dalla testa. Quello sì. Si vede che non dovevo morire.